pomeriggio a tutte e tutti. Sono Germano Tagliasacchi, direttore della Fondazione Contrada Torino Onlus. Siamo qui ospitati al Lab di Piazza Vittorio Veneto per inaugurare il programma culturale di Portici Divini 2020, che è arrivata alla quarta edizione. Un'edizione un po' speciale, lo dimostra già la location. Come sapete siamo in emergenza, dunque Portici Divini, il suo programma culturale, quest'anno lo presenta in diretta streaming. Ci abbiamo tenuto moltissimo comunque a fare questa attività, perché è un po' quello che secondo me, ma anche secondo molti, contraddistingue Portici Divini, cioè questa ricerca, diciamo, dell'informazione anche di carattere culturale legata alla vitivinicoltura del torinese, perché l'obiettivo principale di Portici Divini, come forse saprete, è quello di valorizzare i vini della provincia di Torino. Dove? A Torino, nella nostra città. Quali sono questi territori vitivinicoli che sono rappresentati in modo molto preciso dalla guida Torino DOC della Camera di Commercio? Sono il Canavese, la Collina Torinese, il Pinerolese e la Valle di Susa. Quindi intorno a questi territori già da molto tempo abbiamo costruito questo rapporto tra vitivinicoltori e locali della città di Torino. Quest'anno, in questa situazione di emergenza, abbiamo cercato di fare, di necessità virtù, e dunque abbiamo raccolto, oltre che alle adesioni di 25 produttori e di circa 20 tra ristoratori, bar, caffetterie, gelaterie, anche 15 enoteche della rete delle enoteche della città di Torino, che ricordo sono 120. Dunque si svolgeranno in questi giorni, cioè da oggi fino al 1° novembre, tutta una serie di eventi che troverete nei nostri social, Portici Divini, sia Instagram che Facebook, e che comprendono delle degustazioni gratuite a cui vi invito a partecipare, perché in quasi tutte ci sono i produttori che racconteranno i loro vini, e che vanno prenotate a una mail che ricordo che è porticidivini@gmail.com. Altri eventi si terranno invece nei ristoranti alla sera, però vi invito appunto a guardare il programma e a partecipare numerosi. Perché bisogna partecipare? Uno, perché bisogna reagire, e quindi questo è anche un modo di farlo, naturalmente in totale sicurezza. E per questo Fondazione Contrada si è impegnata moltissimo quest'anno affinché tutti questi eventi si svolgano secondo le norme, appunto, almeno in vigore fino ad oggi, collegate all'ultimo DPCM. Dunque io adesso passerei finalmente la parola ai nostri relatori, che inaugurano appunto questa due giorni culturale, e in particolare mi rivolgo ad Alessandro Felis, che ormai è il nostro, la nostra presenza continua, è da 4 anni che ci segue, molti di voi lo conoscono, e in questo caso esercita la funzione di moderatore, stimolatore di un dibattito e di una serie di incontri che io sono sicuro saranno molto molto interessanti. Quindi passo la parola ad Alessandro, vi saluto e ci vediamo domani. Grazie. Grazie Germano, buon pomeriggio a tutti. Direi che hai già anticipato cosa succederà in questi due giorni, hai già detto molte cose importanti, hai parlato dei vini del territorio torinese, hai parlato di questa situazione un po' particolare che peraltro serve proprio a introdurre quello che dovrebbe essere un po' il filo conduttore di questo pomeriggio. Abbiamo già l'anno scorso, dietro tuo suggerimento, avevamo deciso che questi pomeriggi dedicati, chiamiamoli incontri culturali, avevano ogni volta un tema. Quello di oggi pomeriggio è quello della comunicazione del vino e del vino in generale, ma poi sempre applicato ai nostri territori. E quando hai parlato dei 4 territori torinesi, quindi Canavese, Collina Torinese, Valsusa e Pinerolese,
Parliamo molto spesso di nicchie, di vitigni autoctoni, parliamo di territori dove non è sempre facile parlare di questi prodotti, dove non è sempre facile commercializzarli e dove è proprio importante parlarne, perché tante volte bisogna conoscere certe zone. Io penso alla nostra viticoltura eroica, bisogna conoscere certe situazioni per poi conoscere anche questi vini. Quindi importante il ruolo di noi comunicatori, vedremo che negli incontri successivi parleremo anche con dei sommelier, perché poi sono quelli che nei ristoranti, nei locali si interfacciano con i clienti, quindi sono anche loro in quella situazione ambasciatori del nostro territorio, ambasciatori dei nostri vini. Allora, dicevo, la situazione in cui ci troviamo in streaming, già sono questi termini che mi mettono in crisi, per me c'è una videocamera, c'è una ripresa, e il tema proprio di questo primo incontro sarebbe quello della comunicazione del vino ieri e oggi, e qui già siamo in quella di oggi, già mi trovo un po' fuori, come un pesce fuor d'acqua. Insieme a me ho alla mia destra Piera Genta e a sinistra Erika Mantovan, due colleghe giornaliste, in questo caso due coordinatrici di guide dei vini, quindi diciamo le persone proprio ideali per parlare di comunicazione del vino, Piera per i vini buoni d'Italia, la guida Vini Buoni d'Italia, e Erika per la guida dell'Espresso. Allora, buongiorno Piera, buongiorno Erika. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Allora, io dovrei essere il moderatore, non dovrei essere di parte, ma sono già per la parte, diciamo, la comunicazione del vino del passato, ma anche del presente. Cioè, Piera, mi fai sentire ancora meglio. No, ma assolutamente. Allora, magari tanto spieghiamo una cosa, che abbiamo parlato di guide. Una mia piccola curiosità, che insomma io più o meno conosco la vostra attività, ma per spiegare anche a chi ci vede, chi ci ascolta, come si svolgono un po' queste selezioni, questi vini che saranno premiati, che avranno dei punteggi, come arrivano alle vostre guide? Cominciamo con Piera e poi dopo sentiamo. Credo che la procedura sia un pochettino analoga per tutte le guide. Posso parlare per quanto riguarda vini buoni, quindi c'è un elenco, ormai i vini buoni siamo arrivati a molte edizioni, quindi che cosa succede? C'è una banca dati di produttori che riguardano ovviamente tutta l'Italia e per quanto mi riguarda mi occupo del Piemonte. C'è una banca dati di produttori a cui si vengono richiesti i vini che entrano in commercio nell'annata, quindi 2019 per certi vini, oppure per i vini che richiedono dell'invecchiamento 2016, quello che richiede disciplinare. I vini vengono, per quanto riguarda il Piemonte, vengono mandati in sede, noi abbiamo la sede nel Roero, a Bezza d'Alba. Per quanto riguarda le altre regioni sono i nostri degustatori che vanno presso i consorzi, normalmente vanno presso i consorzi di tutela. Quindi arrivano questi vini e non si fa nient'altro che comporre delle commissioni di assaggio, commissioni d'assaggio che sono sempre in numero dispari, c'è sempre un presidente di commissione, ci sono vari degustatori con delle specificità, insomma. A questo punto non si fa nient'altro che assaggiare i vini in forma anonima, quindi il degustatore conosce esclusivamente la tipologia e l'annata, non conosce altro perché degusta sempre un numero. E a questo punto si degusta il vino nel modo che conoscono tutti, quindi il visivo, l'olfattivo e poi il gustativo, e si dà un punteggio. Perfetto. Poi noi abbiamo ancora una fase finale, che i vini che hanno ottenuto un punteggio particolarmente alto partecipano alle finali. Sulle finali si riuniscono tutti i coordinatori nazionali e sulla base di nuovo di un'ulteriore degustazione solo ad alzata di mano, cioè sì o no, passano questi vini alla corona, che è il nostro massimo riconoscimento. Ok, era una domanda, adesso limitandoti qui ai vini, diciamo, per la guida, hai idea di quanti vini degusti in un anno per la guida? Degusti, ho detto, non bevi, non mi far dire. Tantissimi. Supero sicuramente i 2000 sempre. Beh, insomma, va già bene. Erika, allora facciamo la stessa domanda, anche se penso che
più o meno, diciamo. Sì, largo circa, siamo più o meno nella stessa, diciamo, situazione, anche se l'Espresso negli ultimi due anni, si è ridotta sensibilmente, quindi la parte vino è entrata all'interno della guida dei ristoranti, quindi un solo strumento, una sola pubblicazione, per offrire al pubblico finale, principalmente ai ristoratori, la selezione dei migliori vini d'Italia, intesa come 100 vini rossi, 100 vini bianchi, vini spumanti e rosati, in maniera più contenuta. Questo perché? Per agevolare, per dare uno strumento un po' più agile, più fruibile, poi per appunto fare, stilare, diciamo così, e fornire un elenco di aziende che siano appunto meritevoli e che potrebbero attrarre l'attenzione ai sommelier. La qualità del vino è aumentata tantissimo, lo diciamo da tempo, quindi la funzione della guida deve essere quello di guida, quindi fornire un'indicazione ogni anno, creare nuovi contenuti e dare un'indicazione quindi alle cantine emergenti e ovviamente confermare quelle che invece sono le etichette garantite, diciamo così, le etichette che non sbagliano mai. A me piace dare la prima notizia, quindi l'informazione. Quindi sono ben contenta quando riusciamo a premiare piccole cantine o dopo 8 anni che le seguiamo, vedere che finalmente hanno tirato fuori dalla cantina un grande vino. E quindi questa un po' è la situazione. Anche noi andiamo nei consorzi o ci rechiamo direttamente nelle aziende. E quando, fino a che si poteva, adesso col Covid sono un po' saltate, ma andavamo ovviamente alle degustazioni organizzate a livello ufficiale, quindi ovviamente alla cieca con altri colleghi anche esteri ovviamente, quindi la summa, per essere concisi, è questa. Assolutamente, quindi è bello inserire aziende nuove, scoprire piccole realtà, cantine, diciamo appunto, che non c'erano, che non erano presenti prima. Hai detto che è aumentata la qualità, diciamo, sì. Siamo tutti consci e consapevoli che negli ultimi anni sicuramente c'è stato un aumento della qualità. Secondo te, allora, in questo aumento della qualità noi comunicatori abbiamo avuto un ruolo importante oppure proprio solo una cosa tra viticoltori? No, da sempre la comunicazione è fondamentale e il seminario successivo secondo me lo esalterà ancora di più. I ristoranti, i ristoratori sono stati sempre i primi portavoce dei vini, quindi quello è una base inequivocabile. E il comunicatore a partire da Veronelli ha spronato le cantine a migliorarsi, la critica è servita a questo. Oggi è difficile fare ancora di più la critica perché la qualità si è ovviamente... Sì, però bisogna tenerli, certo, infatti, no. Se no dobbiamo continuare a criticare. È la parte più divertente, infatti. È la parte più divertente, questa per tutti noi è il nostro motto, la critica è la parte più divertente. Se ci sente qualche viticoltore non so cosa immaginerà in questo momento. Il sano confronto. La critica confronto, costruttiva è sempre... Hai parlato più volte anche di ristoratori, poi della vostra guida, e così mi sento anch'io, pur lavorando spesso con i viticoltori, però io sono dalla parte delle guide dei ristoranti, quindi che parliamo di ristoratori, che parliamo di viticoltori, la nostra funzione deve essere anche proprio quella di discutere, di parlare, di fare notare, ognuno di noi ha un'opinione che poi deve essere discussa ed è quella che fa crescere da entrambi i lati. Che è il mestiere diverso invece da quello che è la comunicazione moderna dei canali social. Eccola qua, ci stavamo per arrivare. L'abbiamo presa alla larga, ma... Allora, ci stiamo arrivando. Allora, visto che tu sei la persona più adatta qui dei tre a parlare di comunicazione moderna. Doveva esserci un'altra persona, ma ho preso io la parte. Ma allora, diciamo, questa comunicazione social che mi mette tanto in crisi che non capisco tante volte. Allora, quali sono secondo te... È più semplice di quello che appare, per quanto mi riguarda. È una questione di target. I canali social sono degli amplificatori di messaggi. L'influencer, che è uscita non tanto tempo fa, una sorta di elenco, no? di mappatura dell'influencer del vino, al momento, da 100.000 a 10.000, premessa, aperta parentesi, si è un influencer quando si è un follower, quindi 10.000 seguaci.
Tu lo sapevi? Sì, questo era tutto. No, è che ovviamente facendo il giornalista questo lo segui. Quindi che cosa fanno gli influencer? Filmano, fotografano l'immediato e lo non fanno la critica, fanno un racconto. Quindi sono, è come tu sei lì delle cose, vivi le loro emozioni. Questo è lo scopo. Il passo successivo che è nato nel tempo è l'effetto, diciamo, di traslare questo contenuto in economia, quindi le cantine, il ristoratore, che beneficio ha chiamare l'influencer nel locale o in cantina? Si chiama tasso di conversione. Che parolone, strano. Non pensavo di fare anche economia questa sera, qui vengono le monete, le conversioni. No, il tasso di conversione significa avere un dato effettivo, economico, quindi di ordini arrivati o prenotazioni. Il ritorno proprio. Quantificarlo ovviamente è complicato. Facciamo un esempio con la carta stampata. 10.000 copie, quanti l'hanno letta? Che ne so. Sì, qui abbiamo già una garanzia che quando possiamo, sai, avere un ritorno immediato. Quando di quanti... l'influencer, esatto, mette un codice e dice: con questo mio codice voi potete comprare tal vino, la cantina sa che grazie all'influencer A sono arrivati tot ordini, per esempio. Ok. Allora, visto che siamo in comitato ristretto, io non so quante persone ci stanno seguendo, perché tu probabilmente gli influencer, questi hanno già l'aggeggio infernale in mano, lo smartphone, sanno già che in questo momento ci stanno seguendo in tanti. Allora, ragionando a voce alta tra amici, Piera, da quello che dice Erika, l'influencer quindi trasmette questa emozione, questo momento che ha vissuto, è entrato in una cantina, ha filmato, ha chiacchierato, ha fatto parlare il viticoltore. Manca, secondo me, quello che è proprio il filtro, l'aspetto critico. Con questo non sto dicendo che poi quando un giornalista che lavora da anni nel mondo del vino, lo possiamo estendere a tutti i settori, quando fa la recensione di una cantina con il suo parere non è detto che sia ovviamente parola di Vangelo, che sia sacrosanto, ma è sempre un parere personale, però è un parere che comunque deriva da esperienza e quindi c'è comunque una critica, che invece qui siamo esentati dalla critica. Quindi praticamente coloro che ne beneficeranno indipendentemente da quella che può essere o meno la qualità del prodotto. Dico bene o dici, sbaglio? Assolutamente. Sì, però bisogna, allora. Mi piace il però, era quello che volevo, il però, come dobbiamo allora, collaborare. Partiamo un attimo al vecchio e al nuovo. Il vecchio, se tu pensi, pensiamo agli anni 80-90, il discorso della comunicazione del vino era legato molto al brand, alle grandi marche. Cioè era proprio quello che faceva la differenza. Difficilmente si parlava di piccole aziende nuove, start-up, eccetera, eccetera. Poi naturalmente tutto questo è cambiato. È cambiato soprattutto quando si è incominciato a dire che a comunicare il vino, a comunicare il produttore un po' come con lo storytelling, cioè raccontare le storie. E raccontare le storie è un po' che fa un pochettino parte del giornalista e non ancora del critico, perché non è necessariamente il giornalista che si occupa di comunicazione è anche un bravo degustatore ed un critico. Però lo storytelling è assolutamente importante. Se tu pensi che ci sono diverse storie da raccontare, c'è da raccontare il brand, quello sì, perché il brand c'è sempre, ma c'è da raccontare, lo diceva Erika, il piccolo produttore, perché nasce quest'anno, il piccolo produttore che magari ha ereditato l'azienda dalla famiglia e sta portando le sue modifiche, perché chiaramente l'evoluzione esiste, l'evoluzione della tecnica, quindi c'è da raccontare questa storia, c'è da raccontare quello che si innamora del vino e quindi magari faceva altro e poi incomincia a comprarsi l'azienda e incomincia a lavorare, quindi uno storytelling diverso, quindi tante storie. Da tante storie ci entra poi la critica, la degustazione.
Non tutti, come ho detto, sono dei bravi critici del vino nel comunicarlo, e attenzione, cioè le guide servono un pochettino come scrematura. Diventa difficile scrivere male di qualcuno, perché in realtà ne parli, perché puoi anche fare del male. Il famoso influencer che scrive qualcosa di non piacevole su qualche azienda, l'ha detto Erika, nel bene ma anche nel male, cioè facciamo attenzione a questo. Quindi questo ci tengo, soprattutto quando, e tu lo sai, io faccio i corsi, sono relatore ai corsi ONAVE, insegno a degustare il vino, e la prima cosa che dico è di fare attenzione quando se ne parla, perché dietro quel bicchiere sapete quante cose ci stanno? L'economia di una famiglia, dei soldi, degli investimenti, un territorio, ci sono tante cose. Quindi attenzione, comunicazione del vino, storytelling, parlare dei territori, ne parlerete, ne parlava prima l'architetto, le nostre quattro zone vinicole, la viticoltura eroica, tutto questo fa parte di una bella prosa, di una bella poesia. Poi c'è gli investimenti. E poi c'è anche qualche volta il vino che non riesce proprio perfettamente, e allora qua forse il degustatore deve accompagnare il produttore facendo capire che ci sono delle difficoltà, senza sparare a zero, perché l'influencer fa male, no, o può far bene, ma ovviamente. Hai detto una cosa che ripeto sempre, che effettivamente dietro un'etichetta, dietro una bottiglia c'è sempre un grande lavoro, al di là del risultato che può anche non essere ottimale. Il vino poi è una cosa viva, non dimentichiamo, anche in quella bottiglia può succedere qualcosa. Assolutamente, quindi giusto. Stata anche una, ad oggi secondo me si è arrivati a una sana convivenza con l'influencer, e sono due cose diverse, sono più che vecchio e nuovo, sono completamente diverse. Sì, sì. Che si possono integrare, che probabilmente. Si possono integrare, infatti la stampa deve digitalizzarsi, si sta digitalizzando, quindi sicuramente citiamo un'altra guida, siamo sportivi, io sono sportiva, sì. Slow Wine durante il lockdown ha fatto un sacco di interviste ai produttori, quello è un patrimonio incredibile, l'ha messo su carta, quindi sì. Bravissimi, quindi questo è un ottimo esempio di come il nuovo e il vecchio si integrano. Beh, parlando di lockdown, si sono poi diffuse anche queste degustazioni, diciamo, fatte via webinar diciamo lì, che sicuramente, diciamo, in un momento dove non si potevano svolgere di persona in presenza, poteva andare bene. Certo che appena sarà possibile farlo, andranno avanti per un po'. Sì, questo io speravo un po' di ottimismo da parte sua, ma invece è molto realista, effettivamente. Sì. Allora, Piera, ecco, a volte la critica, tu hai già fatto delle critiche cattive. Cattive, ma nel senso dure. Mai scritte, ma di persona sì, perché io ritengo che la cosa migliore a quel punto è parlarne col produttore. È successo solo qualche giorno fa in Abruzzo, non era per il vino, era per un altro grande prodotto che è l'olio, che ci siamo sentiti, ero con una collega, ci siamo sentiti di esattamente dire che cosa ne pensavo. Io molto di meno, perché non sono capace, come è capace lei, a degustare l'olio, però comunque certe cose si rilevano. Quindi mai scritte, io preferisco non scrivere se c'è qualcosa che non va, preferisco parlarne col produttore, proprio fin quando c'è bisogno ne parlo. Ovviamente facendo degustazione viene di per sé che se quel vino ha delle problematiche lo scarti, cioè non c'è possibilità che entri nella guida. Posso dire però che molte volte a fine guida, quando vediamo certi risultati, e certi risultati sono con aziende che abbiamo seguito per degli anni e poi è successo, perché può capitare, o riassaggiamo il vino
ci facciamo rimandare oltre le tre bottiglie, ci facciamo mandare qualche altro lotto, comunque lo curiamo molto, cioè non è che scrivi sul giornale che cioè, non ha senso, secondo me fai solo del male. Sono interamente non scrivi, d'accordo, stai buona, è lo stesso stai criterio che uso anche spesso per i ristoranti, tante volte meglio sai, silenzio. Non mi piace far critica dei ristoranti, ma mi comporto poi quando qualcuno mi dice ma sei venuto, non abbiamo mai letto niente, dico solo beh forse è meglio così, ma questo rimane diciamo tra di noi effettivamente. Ma quindi tu Erika, quindi segui gli influencer? Sì. sì. Assolutamente sì. Io non so neanche chi siano adesso. Li seguo, tanti sono anche amici, non mi seguono perché io non ho il loro seguito, ma non importa. Ogni tanto ci sentiamo, magari ci confrontiamo su qualche vino. Come diceva Piera, loro poi non sono chiamati lì per giudicare il vino, sì. Quindi magari a volte il confronto o la piacevolezza di fare delle serate anche fuori dal telefono, come dico io, perché ormai siamo dentro il telefono, è divertente perché appunto c'è un po' di convivialità, quindi loro sono degli entusiasti, ci sono quelli meno e quelli un po' più invece dedicati alla comunicazione, quindi magari sono messi a fare dei progetti di comunicazione per delle cantine, quindi esulano un po' dal mero racconto. Quindi sto generalizzando senza fare nomi perché ce n'è tanti, poi qualcuno si offende, però ecco c'è tanta ricchezza anche tra di loro. Io ho notato negli ultimi 2 anni che c'è stata una grande cavalcata in avanti da parte loro, quindi hanno amplificato diciamo i servizi o si sono appunto inventati diciamo inquadrature nuove o proposte nuove a cantine, consorzi eccetera, ma dall'altra parte vista la loro utenza, vista anche la crescita di interesse da parte del pubblico che si sono creati, perché ognuno di loro poi ha il proprio target, è inevitabile, e quelli che funzionano maggiormente sono quelli che sono riusciti a essere molto più verticali più che orizzontali. E che cosa è successo? Sono tornati indietro, quindi si sono dovuti per forza di cose arrestare e ragionare per dare ancora più contenuti ai loro utenti, perché salendo l'interesse generale non basta più la foto, non basta più dire guarda che bello sono qua, guarda che bello questo posto, guarda quanto è simpatico questo produttore, guarda che paesaggio meraviglioso, no, le persone poi vogliono sapere chi è, per come è arrivato a fare quel vino, quali sono le caratteristiche, quanto può durare quel vino, dove lo trovo, quanto costa, eccetera eccetera, e quindi diventa impegnativo e bisogna per forza di cose non essere semplici e veloci, ecco, la velocità dei social secondo me si è un po' rallentata. Sono stata quasi concisa a fare un discorso abbastanza complesso. Sì, che però poi diciamo che i social proprio vivono sull'immediatezza, sulla velocità. Però col vino diciamo, non puoi farlo, col vino non puoi farlo. Col vino non puoi farlo. Fammi fare il critico, visto che lo faccio di professione, ma non mi è venuto difficile fare il critico, lo sono proprio di natura, quindi. Ma mi dici che alcune di queste persone, ma poi ne conosco anch'io, quindi so benissimo che così, fanno dei piani di comunicazione, preparano dei progetti per delle aziende, ma siccome tante volte queste cose avvengono senza una grande conoscenza del prodotto, del vino, questo è un limite. No, perché io se devo fare un progetto di comunicazione, organizzare un evento, una cantina, parto già che conosco quella cantina, conosco i suoi vini, sì, conosco la DOC, il territorio, quindi ci sono già tutta una serie di parametri e di informazioni che sono poi fondamentali per comunicare quel prodotto. Cioè, se devo comunicare un vino della Valsusa o un vino delle Langhe, è ovvio che lo si farà in modo completamente diverso. Assolutamente. Quindi sì. Questi influencer hanno darà ragione. Ecco qui. Ragioniamo sul lungo periodo, sul tempo. È normale, secondo me è giusto che ci sia questa diciamo scommessa, perché se nulla accade non puoi tornare indietro, non puoi dire se ha funzionato o meno. Quindi
io sono a favore dei tentativi di dare la chance a chiunque di loro che abbia almeno un minimo di skill, ovviamente, quindi quindi una scrematura è fondamentale, certo. Se però si prende l'influencer, lo si affianca a figure del territorio che li accompagnano, scrivono un minimo di piano editoriale, li spiegano insomma quali sono i punti da toccare, ecco che forse con la supervisione il risultato ci può invece essere. Ecco, darglielo chiave in mano, io non sono neanche nessuno per dire ha sbagliato, hai fatto bene, no, e poi il risultato finale è quello che conta. Non certo. So, io sono un po' inglese in questo, guardo poi i risultati. Ok. Cioè, a input, output. Cosa guardo i risultati, vediamo. Va bene. Ho dato tanto, va bene. Senti, io poi qui mi avventuro in un campo minato perché queste tecnologie le conosco ben poco. Secondo te quale sarà il passo successivo di questa comunicazione? Io faccio outing, tanto va di moda da qualche tempo. è arrivato TikTok, è un altro strumento, un altro social. E io faccio una fatica enorme a seguire questi video, però è anche vero che è un social network che si basa fondamentalmente su racconto di storie molto veloce e un po' buffe, un po' simpatiche, diciamo così. Mm-hmm. Prende un target di giovanissimi, quindi dai 18 ai 24 anni, se non erro. Oggi l'economia, ha un'altra parentesi che apro, l'economia che Cuba oppure le grandi multinazionali si confrontano con questi social media per il 20%, quindi il 20% del budget viene destinato, delle grandi aziende viene destinato ai social media, che non è poco comunque. TikTok, quando questi ventenni diventano trentenni, sono terrorizzata. Sono terrorizzata perché non oso sapere cosa vorranno, non so cosa avranno capito del vino, non lo so, secondo me sarà tutto da rifare, anche da rifondare. È una comunicazione troppo leggera. In teoria non potresti bere fino a quando i 18 anni, quindi 18 di parlare di vino, di parlare bere. Di vino. Io ho 30 anni che ne parlo e scopro ogni giorno che non conosco tutto, ho delle lacune, è un mondo c'è un mondo vasto, le nuove tecnologie. Ecco, anche qui nuove tecnologie, anche in cantina ci sono anche le nuove tecnologie. Cantina, non però solo... che passi in avanti abbiamo fatto in questi ultimi 10-15 anni? Pensiamo solo al vino bianco. Il vino bianco di 20 anni fa non era il vino bianco che beviamo oggi perché la tecnologia ci ha aiutato. Tanti sistemi di allevamento, tante attrezzature, anfore, non anfore, ritorniamo indietro. Ritorniamo alle vasche di cemento che sono state dismesse e poi dopo le riutilizziamo di nuovo. Quante cose ci sono e ogni giorno c'è un pezzetto in più, quindi io mi accorgo che ogni giorno so meno di ieri e quindi questi ventenni non so proprio, non so. Diventa difficile cercare di spiegare il vino a queste persone. Sono interamente il grande interrogativo. Ogni tanto guardo e sono preoccupata un po', direi che è più facile un distillato per loro. Un distillato? Ma è più facile una roba, un vermouth, una roba così, è più facile, più comprensibile. La mixology è più comprensibile per uno. Pensa soltanto al vino. Noi incominciamo gli egizi, cominciamo a parlare di vino, c'è tutta una tradizione, l'Italia e ogni paese, ogni città ha una piccola tradizione vinicola. Assolutamente. E come fai a spiegare queste cose a tutti, ai ragazzi di 20 anni che a malapena sanno come è fatta l'Italia, perché manco la geografia sanno? Come fai a parlare della Georgia o del vino con gli egizi o le... Io invece credo oralità e scrittura, no? C'era un grande libro che io adoro. Sì. Con l'oralità si è sempre insegnato. Certo. Bisogna trovare una chiave funzionante.
usare questo strumento in questa maniera. Io noto non che so invece come, ma... quando si parla, adesso io dico del vino ma o del cibo, e che si racconta la storia attraverso vino e cibo, sono tutti molto interessati, certo. Anche i ragazzi, ho visto ancora sì, lunedì che ha fatto una lezione in Confagricoltura per le fattorie didattiche, e bisogna parlare del cibo sotto l'aspetto culturale, sociologico, economico e tutto lì. Gli ho detto, sentite, facciamo una cosa un po' diversa, prendiamo una carta dei vini e prendiamo un menu, chiamiamolo in italiano, una lista delle vivande. Certo. Partendo qui partivamo da cose tipicamente piemontese e per ogni piatto abbiamo raccontato la storia attraverso quelli. E questi mi hanno detto, ma noi queste cose non ce le scorderemo mai più. E certo, è questo che bisogna. Cominciamo però a raccontargli i nomi dei vitigni e tutto. Secondo me sono cose che anche a 20 anni ma possono... poi perché gliele hai fatte fare? Cioè non basta guardare, devi fare. Quindi una comunicazione più tradizionale, vero Erika? Certo! Erika, ci siamo, eccola! L'abbiamo vinto! Certo che sì. Ok, senti. Allora, quindi per te dunque è TikTok il passo... Chi non lo vede è cieco, insomma, ormai è tra noi. Il tuo rapporto con TikTok era... No, scherzo. È un rapporto molto così. Io dalla finestra e guardo TikTok. Ma guardi dalla finestra TikTok. Mi appoggio e guardo, perché uno fa il giornalista, quindi queste cose li guarda, cerca di capire, eccetera, eccetera. Di qua all'utente. No, ripeto, è una cosa veramente giovanissima. Sì, non è per noi. Non è... Però insomma, i ragazzi, chi ha figli, sa che i figli lo guardano, quindi anche certo. Gli adulti si stanno approcciando, lo vanno a guardare, qualche chef si è già buttato su TikTok e anche qualche influencer del vino. Io solo questo sto dicendo. Poi se esploderà o no, lo scopriremo nel solo tempo. Solo vivendo. Però lockdown permettendo. Mi preoccupa un po' perché appunto è talmente tanto veloce che... Che appunto secondo me ridurre il vino o un piatto a quello mi spiacerebbe. Certo, assolutamente. Comunque diciamo, visto che entrambe siete coordinatrici, collaborate con queste due guide importanti, secondo voi queste guide nel futuro le vedete? Anzi, adesso oltre a quello che può essere un interesse personale, che diceva Speruma, speriamo, ma voglio dire, secondo voi il futuro ci sarà lo sviluppo di questi social media, di queste diciamo azioni immediate, ma secondo me le guide hanno ancora un futuro? Mi depennano vita. Io sì, secondo me sì. Assolutamente sì, perché tutti poi vogliono esserci, tutti vogliono essere premiati. Beh certo. A tutti piace poi avere il riconoscimento, quindi da parte come dei produttori, anche magari da parte loro ci sarà inevitabilmente una scrematura perché ricevono, sono bombardati anche, io sì. Capisco, le cantine sono veramente subissate di richieste, quindi hanno ragione poi a mandare il campione ad A, B, C e al resto certo. dell'alfabeto. La Schuma, lasciamo stare. Quindi quello è evidente. Vincerà sempre la qualità, come sì. Nei vini. Cioè se un prodotto editoriale è ben fatto e c'è risposta, va avanti. Io adesso magari ve lo dico un po' così. Fuori dai fogli. Fuori dai fogli, no, dicevo qualche episodio ecco, di comunicazione, qualche un aneddoto, qualcosa di carino che vi è capitato di strano con qualche produttore di vino, qualche. No, ma perché poi. Ma no, non lo so, qualche aneddoto, qualche particolare. Qualche richiesta magari particolare sulla comunicazione, perché ogni tanto, perché poi noi. Questa parola comunicazione che già diciamo è molto ampia come significati quando parliamo, ogni tanto ci si confronta con qualche viticoltore, con qualche ristoratore e che dice, non so, per esempio, abbiamo bisogno di qualcuno che ci segua la comunicazione, l'ufficio stampa è lì e poi alla fine ti fa, ma io devo fare solo una pagina di pubblicità sul giornale, ma dico, ma quello non è quello l'ufficio non è stampa, quello non è, cioè fa parte della comunicazione, ma non è la comunicazione, perché c'è tanta
tante volte non conoscenza anche del nostro settore della comunicazione. Vabbè, vuol dire che... Perché comunicazione vuol dire tutto e vuol dire niente. La comunicazione è molto più ampia e poi bisogna vedere che tipo di comunicazione, bisogna sempre analizzare per chi la fai, che cosa vuoi ottenere, quali sono gli scopi, i principi, su cosa ti basi. Cioè ce ne sono tante cose, cioè la comunicazione vuol dire tutto e vuol dire niente. Okay, allora diciamo una cosa, visto che parliamo qui in Portici dei Vini, parliamo soprattutto dei vini torinesi, ecco diciamo personalmente sono ormai tanti anni che seguo diciamo questi vini, che sicuramente negli ultimi 15-20 anni ci sono stati, adesso il discorso che diceva prima Erika dell'innalzamento della qualità, anche per la nostra viticoltura torinese ci sono stati fatti dei passi da gigante. Incredibilmente. Adesso le nostre quattro zone, diciamo forse che Canavese e Collina Torinese sono anche le due zone più facili, perché abbiamo anche delle produzioni relativamente importanti con delle uve conosciute, pensiamo a Fresa, pensiamo a Erbaluce, pensiamo al Nebbiolo che viene coltivato anche in queste zone, ma penso in questo momento alla Valsusa e al Pinerolese, che sono le due zone. Ecco, per esempio, le cose strane, vi dicevo qualche aneddoto, quando sapete che durante ovviamente le Olimpiadi 2006, durante le nostre Olimpiadi invernali, ci sono stati un po' i riflettori su questi vini, perché si è approfittato ovviamente di tutta la visibilità che c'era sulle nostre vallate, e anche i nostri vini avevano un ruolo importante. E qualcuno un giorno che mi aveva chiesto: ah sì, Valsusa, i vini che sono stati inventati per le Olimpiadi. Ecco, questa era stata una cosa, vedete, questo era il messaggio che era passato per questa persona, che i vini erano stati inventati per l'occasione. Dico, vabbè, dico, risaliamo un po' di più il tempo dei Romani, ma insomma mettiamola così. Quindi sicuramente anche in queste zone dove sappiamo abbiamo vitigni autoctoni, pensiamo al Baratuchat, pensiamo alla Vanà, pensiamo al Bequè, al Bienvert, pensiamo diciamo, a queste uve diciamo autoctone in questi ultimi anni. Soprattutto vedo che ci sono nuove aziende, vedo che ci sono dei giovani che ripartono con l'attività agricola, che riprendono attività agricola, tante volte partono ex novo. Questi diciamo sono dei segnali positivi. E io direi che... start-up, esatto. Però direi che è anche una buona comunicazione del territorio, perché vuol dire che anche questo è un territorio che vive tutto sommato, che tante volte siamo molto critici dicendo che si potrebbe fare di più, ma sono già dei segnali vivi. Ecco, comunicazione che peraltro adesso dimmi, Erika, no, vedo no, che... No, volevi aggiungere qualcosa? Sì, no? Ma no, la tirano tu per le lunghe. No, vai pure. No, che la comunicazione passa poi a volte anche da grandi interpreti del territorio. Assolutamente. Cioè certi territori non riescono perché mancano i personaggi. Assolutamente. E quelli non si possono inventare. Ecco, e quello forse è questo un po' anche il nostro ruolo di cercarli, di trovarli, di coltivarli, sì. Magari, perché magari ci sono anche quelli che hanno bisogno proprio di una spinta, perché non sempre sono delle persone, ovviamente. E loro senza di noi... Ecco, questo è un ottimo connubio, e lì possiamo anche usare poi i nostri amici influencer per darci la visibilità, così però. Vedi, un'integrazione. Io sono sempre per le integrazioni, le sinergie. Perché ognuno di noi ha le proprie competenze, le proprie facilità, diciamo, ad operare con certi mezzi. E quindi è giusto che si faccia sistema, che si faccia gruppo, come si dice oggi. Quindi, ecco, io adesso introduco anche l'incontro successivo, perché sì, abbiamo detto comunicazione, dopo saremo con due amici sommelier di due locali importanti qua di Torino. Ho selezionato peraltro due sommelier che lavorano in ristoranti legati a due hotel. Abbiamo Nicola Mattinata, che è del Carignano, ristorante stellato legato al Grand Hotel Citea, e Luca Gigliotti, Le Petite Madeleine, legato al Turin Palace Hotel. Perché parliamo di hotel? Perché parliamo anche di clientela, e penso che lì più che mai il ruolo del sommelier debba essere quello proprio di farsi ambasciatore, ovviamente a livello di cantine,
dei nostri vini e delle nostre aziende. Quindi farò questa chiacchierata con loro, lì non penso che ci sarà una contrapposizione tra vecchi metodi e metodi più recenti di comunicazione, penso che poi lo sono tutti e due, diciamo, della stessa generazione, ma sicuramente parleremo anche di un modo di comunicare il vino molto, molto interessante, certo, molto diretto. E anche quello di redigere una carta dei vini, che è fondamentale secondo la tipologia del ristorante, perché il ristorante del Turin avrà una tipologia, forse ha una tipologia di vino, una carta di vini che è completamente diversa da quella del Sitea, proprio perché le persone che frequentano il locale sono diverse, e poi c'è anche la sensibilità del sommelier che lo prepara. Lo scopriremo quindi nel prossimo incontro. Ascoltando. Quindi io, Erika, Piera, vi ringrazio. Intanto abbiamo rotto il ghiaccio perché è stato questo primo incontro, diciamo, dei Portici Divini di questo 2020. In streaming, si dice, vero? Ho detto che siamo streaming. In streaming. Sì, sì. Io spero veramente che l'anno prossimo e altre cose che faremo prima le faremo col pubblico. Con presenza. Magari lei dirà con TikTok, ma quello va bene come integrazione, ma li voglio con la gente davanti, la in modo gente, da vedere, modo da anche interagire. E mi piace vedere l'idea del sorriso, al contrario la smorfia, se magari qualcuno dice qualcosa che non va, e anche quello fa parte della critica ed è anche un modo di comunicare. Certo. E visto che dobbiamo passare anche con una buona comunicazione, rimettiamo le mascherine e grazie dell'ascolto e della visione. Diciamo il ristorante Le Petite Madeleine del Turin Palace Hotel di Via Sacchi. Oui. Sì, perché qui era tutto francese. Sembra che l'abbiate studiato apposta per sì, me, sì, questi nomi, l'ho fatto apposta. Infatti è tutto allora, un altro fascino come lo pronunci. Voi ma io guarda, allora intanto voi siete in Via Sacchi, voi siete in noi via, siamo Carlo, via Carlo, Alberto. Carlo Alberto, Via Sacchi Occhio, Via Carlo 8, Via Carlo Alberto 35, sì, sono anche bellissimo. I numeri a studiato. Memoria, ma anche perché adesso al di là del lavoro cosa sono? Adesso no, non lo dico perché siete qua, non voglio essere ruffiano, ma sono veramente due locali che ho nel cuore, prima di tutto anche per l'amicizia che è nata con voi, con i vostri colleghi, con i vostri titolari, quindi diciamo sono per me due grandi famiglie. E poi condividiamo le stesse passioni più o meno. Sì, adesso poi la mettiamo anche sul calcio, no? Luca non lo so. No, 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 dicevo di tipo per il vino e il mangiar bene. Per il vino e il mangiar bene. Non volevo, l'avevo capito, l'avevo capito. Io vedo, ero già andato oltre conoscendoti. Volevo già traumatizzare. Questa è comunicazione anche. Allora, ragazzi, il sommelier. Sommelier, ecco, per tanti è la persona che serve il vino. È un po' più complessa la cosa. Dai, Nicola, incominciamo tu. Allora, spiegaci un attimo. Beh, secondo la me figura del ad sommelier. Oggi, proprio ad oggi, la figura del sommelier, a parte che ha avuto una crescita proprio esponenziale, proprio cioè, sia il movimento vino, proprio la figura in sé è diventata molto importante all'interno di un ristorante, perché secondo me il buon cibo va a braccetto ormai con il buon vino praticamente, quindi avere anche un personale di sala, in questo caso che parliamo del sommelier, preparato sul comunicare il vino anche in modo secondo me popolare alla gente, anche comunque abbiamo un pubblico molto ampio, cioè da quelli che magari ha una piccola infarinatura, chi ne sa realmente poi di vino, poi c'è anche gente che magari si è appena affacciata su questo mondo, quindi bisogna anche secondo me avere una persona che sappia comunicare il vino in modo semplice. È anche più bello proprio perché comunque la gente riesce a prendere velocemente proprio quello quando si parla di vino, senza andare sempre sulla terminologia didattica anche quando Bravo. Si parla di vino, cioè anche un po' sbozzare un po', smussare tutti questi paletti, diciamo. Questo... Cioè, il vino è anche perché secondo me io per me il vino è condivisione, cioè. Anche, bere una bottiglia di vino da solo credo, cioè non è brutto perché ne hai di più, diciamo, però condividerla con qualcuno è molto più bello, comunque sia, perché ti puoi confrontare su delle sfumature. Penso che per voi
voi dobbiate anche essere dei buoni psicologi, sì, perché dovete intanto capire la persona che avete davanti, ne abbiamo per indirizzarlo anche sulla scelta. Ma poi hai detto una cosa importante, perché questo vino lo dovete spiegare anche con dei termini semplici, perché ma io vedo anche quando mi trovo con dei produttori di vino, che magari parliamo di uno spumante, che questi cominciano a dire ma perché questo ha 36 mesi sui lieviti, oppure qui abbiamo fatto il batonage, sì, non c'è bisogno, è inutile che tu parli di batonage o di cose del genere con delle persone che probabilmente non sanno neanche cosa sia il metodo classico. È importante magari se ne parliamo tra di noi, esatto, che anche è bello magari approfondire poi, perché comunque come dici te, il batonage non è una roba che viene fatta in tutte le cantine ogni giorno, c'è il batonage, ma cosa mi sta dicendo? Oppure ti arriva lì lo vuoi mangiare le spedizioni, dico calma ragazzi, cominciamo a spiegare che è un metodo classico e che cosa, e poi magari lì. Allora, Nicola è già andato oltre, perché lui... Ah, chiedo scusa. No, non devi scusare, ma io sono così. Mi ha rubato il mestiere. Quando perché... inizia a parlare di vino, quello mi fa... Se mi devi bloccare, quello. Basta. Ma io vorrei che spiegare una cosa, ovviamente dopo approfondiamo questo contatto col cliente, ma prima ancora del contatto con il cliente, perché voi non servite solo il vino, dovete anche, penso, ordinarlo, dovete fare gestirlo, ecco, quindi dovete gestire la cantina. Quindi. Ovviamente. Quindi diciamo c'è tutto un lavoro alle spalle, perché dovete avere il contatto, non so, con i viticoltori, con i produttori, andarli a trovare, ovviamente, perché il contatto diretto con finché era possibile, adesso poi purtroppo c'è sempre questa cosa che però è molto importante andarli a trovare e sentire le loro storie, perché poi sono piccoli aneddoti che pui trasmettere al cliente e i clienti sono rimangono affascinati, sono delle chicche in più proprio che puoi raccontare, affascinati, oltre che io assorbo tantissimo da loro, poi è bellissimo sapere le loro storie, ma il cliente poi a sua volta rimane proprio affascinato, lo vedi, è vero, e condivido appieno cosa diceva prima Nicola, il cliente non lo puoi imbambolare con termini tecnici o quant'altro, è sempre meglio anche parlare in termini molto semplici. Infatti io spesso quando faccio assaggiare il vino il cliente si spaventa, ma io non ne capisco niente. Anche a me succede molto. Ti rincuoro dicendo l'importante è che a voi piaccia, poi possiamo anche cambiare. Poi le spiego io, cioè gli spieghiamo anche facendo due chiacchiere, ma che a me capita molte volte questa tipologia di poi c'è quello che proprio ti chiede tante informazioni, allora lì, visto che lui me l'ha permesso, capisci che per dargli qualche spiegazione maggiore, più tecnica, e poi comunque vado via perché altrimenti non mangiano più. Sì, infatti. Non bisogna neanche, esatto, questo vedi, state dicendo importante per la vostra figura, perché c'è anche quello che diventa assillante, pesante, che dici io vorrei anche è un filo veramente. Esattamente. È molto facile superare questa 30 secondi, ho detto, sì, perché sì. Proprio cioè, poi vabbè, anche 40 scena, non siamo noi anche poi sono tanti, se uno mette 30 secondi parli, cioè, è vero, sembra. Quindi importante, allora vedo che per esempio voi, immagino che quindi voi quello che potrebbe essere il vostro giorno di riposo, ma io questo lo so anche perché magari io intanto vi cerco il giorno che è il giorno di riposo, e siete ancora più impegnati perché magari siete in qualche cantina, siete a fare qualche... Cioè il vero lavoro è nel giorno di riposo, poi. Esatto, perché è un lavoro di ricerca che uno fa. Perché è tutto il lavoro che sta alle spalle. E poi lo fai comunque anche essendo di riposo, magari la testa è un po' più sgombra, diciamo, se vai anche con un altro approccio, più diciamo, rilassato. Più rilassato anche, secondo me, che per... E quindi dovete poi selezionare questi vini, poi dovete metterli in cantina e dovete avere la gestione della cantina continuamente. È una cosa molto importante, dire vitale, credo, per un ristorante, vitale. Ad oggi è vitale. Proprio. Che dovete anche sapere le annate, quei vini che ma poi il controllo, credo, giornaliero, credo... Come Luca, cioè comunque ci va un controllo giornaliero, cioè io passo più ore in cantina che dentro una sala ristorante, un po'. Cioè sicuramente. Quante bottiglie avete voi in cantina? Noi adesso siamo sulle 600 etichette. Sulle 600 etichette, quindi vuol dire voi... Un terzo, sulle 200, sulle 220. Sulle 200, 220. Sì, più o meno. Comunque è un bel lavoro, sono anche da 200. Cioè, dopo un po' poi viaggi da solo, cioè sei arrivato già a 200, poi dopo è una... Non te ne accorgi neanche. No, infatti, vero. Per come dici... Ma in questi ultimi anni, adesso lasciamo perdere questi ultimi mesi con tutte le problematiche, è vero che tra... i problemi di soffiare nel palloncino, cosa si è ridimensionata molto la vendita del vino nei locali? Sì, secondo me ovviamente non l'ho sentita tanto come ridimensionamento alla fine. Secondo me la gente adesso tende a bere meglio e meno, cioè nel senso che beve più di qualità magari e beve molto meno. Io ho notato che la clientela che viene al ristorante
ossessionata dal... giusto che sia così, bisogna controllarsi, ma fortunatamente chi esce per andare a cena ha voglia di godersi la cena, quindi non sta a guardare bevo sì. meno, bevo... piuttosto chi guida... Vada la sicurezza, quello esatto. sicuro. Mi verrebbe da fare una battuta, visto che entrambi lavorate dove c'è anche un hotel, poi la gente va a riposarsi, via, e no, quindi infatti, per voi il problema è meno importante. È una cosa, una cosa positiva per noi, diciamo. Infatti la battuta sovente, tanto non facciamo strada, tanto l'ascensore va da sola. Esatto. Cioè, tante, però, effettivamente capito. Una cosa. Allora, clientela, la vostra. Straniero vuole esclusivamente vino piemontese, ovviamente vino del territorio. Beh, per che noi cercano viene, il vino territorio. Ci viene facile perché sì. lavoriamo comunque in un territorio la padrona, grazie a Dio. No. Cioè, è molto facile lavorare in Piemonte. Fare diciamo che noi siamo fortunati. Cioè, è facile, ma anche impegnativo, perché comunque devi tenere in alto. Cioè, è un grande, una grande responsabilità. È una grande responsabilità perché diciamo... parliamo di tantissime cantine, produttori, cioè, quindi è una grande responsabilità la comunicazione. Tante sfaccettature, come tutti. Anche come diceva Luca, anche noi comunque abbiamo molte influenze internazionali, magari il cliente che arriva, non so da dove, conosce magari i classici, il vino dei re, il barone, che ne so, il nebbiolo, il gavi, cioè queste tipologie di vitigni, però non conosce magari produttori più piccoli, che secondo di zone me magari hanno, meno sì con... meno blasonati, diciamo, da questo punto di vista, certo. Lascia passarmi il termine, però sì, diciamo che è proprio questa bella di raccontare i piccoli produttori, le zone anche. Cioè portarli proprio con, cioè, chiudendo gli occhi, portando il calice, la mente, la testa lì nella cantina, e secondo me quello è bello. Poi i vitigni stessi non li conoscono, loro, ecco. Barolo non sanno che è fatto con nebbiolo, da cui provengono altri vini, parlo degli stranieri. Sì, sì, ovvio. Quindi un minimo glielo si fa capire. Anche gli italiani tante volte non lo sanno. Sì, diciamo lì è educare anche un po' il cliente. Educare, assolutamente. Educare il cliente, perché anche perché, come diciamo, gli ultimi anni è cambiato anche il cliente. Adesso abbiamo anche dei clienti molto preparati e quindi fa anche piacere confrontarti e parlare di vino con... Sì, con molte persone. Sì, diciamo che... Perché c'è, comunque è cresciuto il movimento proprio del vino. Solitamente, diciamo, qui in Italia chi fa il vostro mestiere è fortunato, perché in qualsiasi regione abbiamo una buona produzione. In Piemonte, certo, che sfondate una porta aperta, giocate in casa. Allora, adesso andiamo un po' fuori anche dalla comunicazione. Vediamo un po' adesso, prima chiedo a Luca e poi chiedo anche a Nicola. Una richiesta più strana che ti sia stata fatta da un cliente, ti viene in mente qualcosa? O... Guarda, ho sempre un episodio che mi ha divertito. Ce ne ho una già qua, ce l'ho. Tantissimo. Una tavolata di persone, diciamo, in ceto borghese alto, diciamo così, tra imprenditori, costruttori, con tutte le loro donne, mogli, una più bella tutte dell'altra. Tutte le loro donne mi piace moltissimo. Una più bella dell'altra. Una vagonata. Gli uomini ordine Dovevo Francia fare Corta. Fare costruttore. Francia Corta. Gli uomini ordine Francia Corta per tutto il pasto, no? E le donne continuano a chiedere, mi dà un calice di prosecco, ancora del prosecco, ancora del prosecco. Cioè, per educazione, non potevo stare a puntualizzare. Allora mi sono limitato a dire, sì, ancora del Francia Corta? No, voglio il prosecco. Questa è la cosa che diciamo tante volte. Senza denigrare ovviamente il prosecco. Ma no, ma questo vuol dire che gli però, amici, per fargli capire, un po'. Gli amici del prosecco hanno lavorato bene, perché oramai sì, tutti chapeau, usano capendo, la parola, cioè, prosecco giù, come sinonimo di spumante. E non c'è tanto, secondo me, anche qualche annetto. La flute di spumante, di bollicine, si chiamava Chardonnay. Per tutti Chardonnay. Era lo Chardonnay. La flute di Chardonnay. È vero. Poi sarà il gancio, qualsiasi altra cosa. No, va bene, oggi è vero. Prosecco, qualsiasi bollicina nel flute. Adesso ti dicono sì, diciamo, soprattutto, secondo me, il pubblico americano è molto legato, cioè, alla bollicina del prosecco, proprio, cioè, te lo chiedono proprio. Sì, ma guarda che, anche qui in Italia ormai che entra anche il nome, cioè, io purtroppo anche nelle scuole degli insegnanti, anziché spumante usare la parola prosecco, lì mi sono veramente arrabbiato, perché come ti usano ancora metodo Champenois, no, dico metodo Champenois è dal 92 che non si può più usare qui noi in Italia, quindi almeno voi che dovete insegnare queste cose vedete non usarlo, se poi uno esatto, ma vedi lì è già una cosa, sì, cosa queste qui esattamente, quindi la cosa più strana, clienti che cioè, ovviamente tu glielo dai già, sei tranquillo perché sai già che non sa di tappa, che non è
ma che ti dicono, no, a me questo vino non piace, è una cosa che capita. Non tante volte mi è capitato, sinceramente, grazie a Dio. Allora, spiegami una cosa, come vi comportate? Queste sono cose dico, che da far sapere... Cioè, le volte che mi è capitato, poi dipende, come diciamo, sempre ecco, dal cliente. Cioè, ovviamente dici, guarda, non sa di tappo, te lo tieni, te lo bevi, quello non si può fare, ovviamente. Però, come dicevamo prima, quindi si educa anche del vino, gli spieghiamo... Cioè, tutte le caratteristiche del vino sono queste qui. Infatti. Poi a lei non può piacere, gliela cambio tranquillamente. Ovviamente, ci mancherebbe, anche perché sennò si prende già un altro. Cioè... Ma nel caso che uno scelga una bottiglia di suo, poi l'assaggio dice: ma questa bottiglia non mi piace, ne voglio un'altra. Poi in questo caso quella gliela fatto. Beh, sì, ecco. Sì. Però come dicevo questo, sempre, no. Dipende sempre dal cliente, sì, dal tavolo. Certo ovvio che se uno mi dice, guarda. Prendo una bottiglia di vino, non mi piace, me prende ancora tre bottiglie, cioè, poi lì cerchi anche lì, è nostro un po' di tatto anche da avere da questo punto di vista. Ha detto tatto, non tappo, attenzione, no, tatto, perché non vorrei mai, questa è una parola che non bisogna usare. Vabbè, anche lì il tappo poi ci dice che è una roba, cioè, naturale alla fine. Ma assolutamente, anzi, di qualcuno dice siamo che tutti fa parte Silver. Del gioco. Infatti la clientela che abbiamo davanti, insomma... è veramente svariata. È quello. Quindi noi, l'hai detto prima, dobbiamo essere anche un po' psicologi, cioè appena, ovvio che se tu mi ordini un prodotto e dovresti pagare, non si fa mai quasi, perché cerchi sempre di far andare via il cliente. A me lo fanno sempre pagare quando vado in giro, sto sempre zitto. Perché noi siamo andati a pagare? Sì, deformazione personale, dico, non mi lamento. Ma infatti. Perché mi metto nei panni degli altri. A me è capitato di trovare personaggi particolarissimi, però lì meno dici meglio è. Bisogna perché... quei personaggi, pazienza, se dici, cerchi di spiegare o giustificarti, aumenti la loro egocentrica e peggiora la situazione. È stato impassibile, io l'ho lasciato proprio nella sua convinzione, ma non ho detto nient'altro. Guarda, persa, è solo questo punto di vista che si dice. Infatti anche molte volte quando dicono, guarda, mi consigli un vino, la prima cosa che dico, se gli piace, a me piace, lo bevo io, ne prendiamo un altro. Ecco, così mettiamo... quella è la caratteristica del vino, sì. Si cambia immediatamente, però insomma il vino se lo perché anche molte volte magari il cliente anche ti chiede perché non hanno una grande cultura magari a livello proprio di vitigni dal territorio e vanno sempre a cadere magari sugli stessi vini e quindi è bello anche fare avere mind, cioè aprirti un po' altri gusti, cioè scopri le tue quindi dici, poi voi dalla terrazza praticamente vedete le vigne praticamente, indico, guarda, che zona, sono proprio lì davanti, sud, sud-est, al fondo di quelle colline, proprio l'esposizione, potete vedere le posizioni, c'è il paesino, sì. Ecco, invece parlando sei così di vini del territorio, anche qui sempre senza citare, so che voi avete delle referenze che si rifanno al Pinerolese come zona, quindi zone... E poi comunque sia, dicevo, proprio questa zona qui, che è una zona che... non conoscevo benissimo prima, poi grazie a questa tipologia di vini sono andato a studiare un po' di più e... qui c'entro anche un po' anch'io, sì, quindi è colpa tua. C'entro un po' anch'io, è una cosa bella, però ha ampliato la mia conoscenza. Però tu non li hai mai assaggiati? Sì, questi qui li hai assaggiati. Ma anche con i miei me li hai suggeriti tu, a essere onesto, sì. Perché lui è fino a un agente. Adesso lo devo dire agli amici del torinese che mi devono ci chiamano tutti te. Ma no, è vero, gli avevate comprati. E quindi, e com'è il, diciamo, anche qui sei tu che li vendi praticamente, vero? Ma, immagino, perché forse... Devo dire, sono dei vitini che, come ti ho detto prima, non conoscevo a fondo come adesso, e quindi per me è stata una grande scoperta. Quindi quando li vai a vendervi ci metti anche più di entusiasmo, secondo me, perché... è una cosa che per te anche è ancora nuova, tra virgolette, anche perché ogni giorno poi c'è di assaggi di diversi, e quindi per tu prima anche c'è stato la Val di Susa, io sono valsusino tra l'altro, sono valsusino, diciamo, da poco sono stato adottato, e quindi anche lì, cioè, sono delle zone che non sono tanto conosciute perché non sono blasonate magari, e secondo me con il tempo possono meritano dello spazio, per soprattutto perché anche poi nel mondo del vino c'è tanta curiosità, quindi secondo me se uno è un po' curioso è una gran bella cosa, esatto. In queste zone offrono questa tipologia di bevuta. Vedete qui la nostra comunicazione fa sinergia, dicevamo prima con le due colleghe che bisogna fare sinergia, perché voi due proponete il territorio ai vostri clienti.
mi dite che i miei suggerimenti quindi vuol dire, sono serviti, quindi anch'io vuol dire che ho comunicato bene, perché beh, io sono tutto tranne che un venditore, ma no, beh, posso parlare di questi vini. Cioè, siamo amici, c'è rispetto, quindi perché no? E alcuni di questi vini, adesso ripeto, parliamo di zone, Pinerolo, di cosa. Peraltro sono stati adesso presi anche da un vostro collega che lavora in uno stellato anche nell'Astigiano. E poi mi fa ridere perché io gli ho presentato il produttore, ma così assolutamente cioè, adesso sono vini, come detto, che anche se si posizionano in locali magari come il mio, come quello di Luca, cioè trovano molto spazio. Ma assolutamente, anche perché questi sono vini che non conoscono in tanti e hai molto da dire su quelle zone. E in base, cioè magari non parlando di Langa o Astigiano, che sono zone comunque sia, però vedi questo qui, ristorante stagione nuove, e quindi la gente è curiosa, ma dai, veramente, cioè, sono proprio wow, fate anche del vino a Torino. E pensa che questo vostro collega che lavora in uno stellato nell'Astigiano adesso mi manda, ogni tanto arriva il messaggio, fa: oggi ho venduto due bottiglie di Pinerolese, oggi ho venduto lo spumante. Allora io dico, ma che bello, dico, vedete che la comunicazione sì, qui ha sì, no, funzionato, quindi vuol dire che assolutamente è una cosa interessante, ma poi qui torniamo anche al discorso dei vitigni autoctoni, di certe bellissimo, veramente perle che la tradizione, hanno che una bisogna, specificità, bisogna hanno bisogna un legame farla col morire, territorio credo, assolutamente. Allora, adesso allora, facciamo così. Ah, credo che apriamo una bottiglia di vino. L'ultimo incontro, se vi potete fermare, no, dobbiamo venire. Dobbiamo lavorare. Visto che, allora, giustamente voi dovete anche proporre l'abbinamento, perché poi la figura del sommelier la vediamo soprattutto per l'abbinamento, ma per tante altre cose. Allora, vediamo, adesso vi propongo due vini del territorio torinese, ognuno di voi mi dite un po' quali potrebbero essere dei piatti, così diamo anche un suggerimento a chi ci vede, chi ci ascolta. Allora, va bene, tu hai parlato di questa fresa spumantizzata, ecco, qual è l'abbinamento per questa fresa spumantizzata? Noi l'abbiamo abbinata sempre con i nostri snack, okay, ovviamente, un bel aperitivo. È molto facile, quindi piatti antipasti piemontesi o comunque snack, aperitivo, ripeto, abbiamo servito in terrazza tutta l'estate. E va molto bene con questi piatti non troppo strutturati, ovviamente non riuscirebbe a sorreggere un buon secondo di carne, anche se insomma però diciamo presa, anche con degli antipasti di pesce, per dire, ci potrebbe certo, anche stare assolutamente, non è che non abbiano sughi particolari assolutamente, però, certo, insomma, ma tipo guazzetti o cose. Allora, un erbaluce di Caluso Fermo, buono. Buono, mi piace, questa è la cosa che tante volte non sento più dire, perché anche, adesso, andiamo un attimo in cucina, sento le persone che hanno il piatto davanti, parlo anche soprattutto di colleghi, ah, qui c'è la morbidezza, c'è l'amaro, c'è la croccantezza, e io dico sì, e poi alla fine dico, ma ti è piaciuto o no, perché era bello, c'era un bel equilibrio. Buono o non buono non lo sento più, infatti, e tante volte rimango un po' deluso. Cioè, buono, ecco, cosa l'ha detto, è il parlare popolare, Caruso, ma la voce per me ce la puoi abbinare sicuramente su dei piatti d'entrata, magari su un antipasto non troppo strutturato, anche perché comunque sia è un vino, io lo definisco vino molto elegante come vino, comunque sia clemente, pulito, naso fine, naso tutto molto sommato, fine, quindi non ci, cioè, se andiamo magari a mettere, non so, faccio un esempio molto stupido, banale, elementare, su un foie gras e metterci magari un, cioè, un piatto che è a base di foie gras e mettere nel baluce, secondo me c'è fin troppa grassezza nel però piatto, col passito, però magari, col passito sì, magari sì, passito. Però parlando diciamo di bianco di normale, diciamo fermo, bianco normale, magari vai un po' a fare un casino in bocca, diciamo, perché la troppa grassezza magari rende bene l'idea. Anche perché comunque sì, adesso poi bisogna vedere anche dalla alcolicità che ha, la tipologia di erbaluce, l'alcolicità che abbiamo in bottiglia, soprattutto, anche perché se abbiamo poca alcolicità con tanta grassezza fai un po' fatica a pulire, diciamo, sì, quindi vado un po' a fare il... Ma io pensavo che quando mi dicono erbaluce di Caluso penso... Poi comunque sia, poi un po' si può anche dire che poi il vino buono va sempre d'accordo col mangiare buono, però poi se uno poi vuole nella tecnica, diciamo, deve anche vedere queste cose qui. Lui oltre che sommelier è un diplomatico, perché arrivare molto così sì, apre diverse porte. Sicuro. E quando parlo di erbaluce penso anche, dico, sai che...
siete voi che mi insegnate che tante volte si fa anche l'abbinamento col territorio, penso anche ai laghi, lì abbiamo Viverona, sì, abbiamo Candia, quindi a certi pesci sì, di sì, lago che trovano veramente un abbinamento interessante. Ecco, allora, visto che tu sei, mi dici che stai in Valsusa. Sì, sono in Bassa Valle. Bassa Valle, quindi avrai assaggiato sia degli Avanà in purezza, sì, penso, che degli assemblaggi con Avanà e che altri. Ecco, un Avanà in purezza, che è questo vino beverino che... Non l'ho ancora inserito in carta. L'ho assaggiato. Devo dire che mi coglie impreparato da questo punto di vista, perché... Non ho avuto la possibilità di berne tanti, diciamo, quindi proprio capirlo realmente, poi, cioè, diciamo, tecnicamente, poi il vino. Anche quando allora te ne dovrò far assaggiare, visto che io faccio anche questo legame con il produttore torinese. No, perché la vana in purezza si fa da pochi anni, perché... Proprio perché è un'uva. Va bene, come dire che io invece allora, sapete che, vabbè, oggi come oggi io dico, specie in enologia, non abbiamo inventato niente, perché se in Valle di Susa assemblavano la Vanà col Bequè, è perché avevano delle caratteristiche fatte proprio per integrarsi, complementare. La Vanà, per esempio, scarico di corpo, da un vino più beverino, mentre Bequè gli dava anche colore, gli dava struttura, gli dava potenza. Però certi Vanà in purezza sono i vini molto verini, piacevoli, che in situazioni ottimali addirittura al naso ci portano alla lavanda, per dire, certo, veramente che vino particolare. E quindi, allora, sei in Valsusa, ma diciamo non ti facciamo fare l'abbinamento. È da poco, sono 2 anni che sei. Però ti do l'appuntamento allora la prossima volta, farai pratica con i vini della Valsusa. Facciamo la degustazione, però. Facciamo esercitazione, no, assolutamente. Cioè, no, anche tu, allora, visto che... devo venire a breve, diciamo, da voi, occasione. E anche da voi l'ho promesso al tuo vicino che mi hai fatto, cioè, vengo fatto con molto delle piacere, grazie a te, il Verbian. Ecco, questo lì, che lì siamo nel Cuneese, però. Siamo nel Pinerolese. Pinerolese, è effettivamente Pinerolese. L'azienda, la cantina sul territorio di Barge, ma è... Come te, ecco, quella lì è una scoperta che si è detto wow, cioè veramente come detto, hai fatto? Wow. Ok, questo wow, questa è la comunicazione del vino, perché veramente è stato una scoperta fantastica. E questa è la stessa cosa che mi ha detto il tuo collega che adesso è ad Asti, è stato... l'ha assaggiato e ha detto, ma questo è un vino, cioè, pur essendo nel mondo del vino da un po' di anni, posso dire, ed averne bevuti tanti, anche perché credo che, a parte questo produttore, credo che siano forse uno o due nella zona tra il Pinerolese e il Valsusa ad averlo, e in Savoia la chiamano Perdes, ci porta indietro, ma assolutamente tempo. È un vitigno, è bello, storico, per ridargli proprio questa freschezza, questa vita, un po' come la vecchia storia dei Timorassi. Tu questo, diciamo, l'hai assaggiato, no, anche? Sì, non lo ricordo, però. Ma è una cosa proprio... veramente, se tu lo assaggi anche il moscato, che non lo conosci, parti là, non è male. La Malvasia moscata. Mamma mia. Ma lì continuano, prima ero con le colleghe delle guide, continuano a prendere dei punteggi su tutte le guide, ma non con quel vino spettacolare. Se è valido, perché no? La Malvasia moscata... passito, allora vado via. Qui no sulla Valsusa bene, l'ho fregato. Allora, abbiamo parlato prima di Freisa con te, Carema, ottimo. Carema mi è piace ottimo. Abbastanza, sì, mi piace molto. Quindi con questo, allora, sull'abbinamento è un Nebbiolo di montagna, quindi l'abbinamento andiamo sul facile, sì, direi, questi, no? Stufati di carne abbinati o con polenta o con altre verdure, insomma, penso sia il piatto più indicato, ed è una zona che stanno cercando di ampliare anche come territorio, con nuove cantine, nuove realtà, soprattutto da giovani. Ti vedo molto preparato. Ne ho conosciuti due, alcuni, nuove cantine, sì, tra cui una. Ne ho conosciuti alcuni e ero quasi invidioso, quasi volevo farne parte di queste nuove realtà. Sì, quindi è un territorio che stanno cercando appunto di allargare, credo, anche come territorio, proprio come confini, per poterlo portare, insomma, a conoscenza quanto le altre zone. Cioè, visto che il Nebbiolo si allarga nel nostro territorio, in quella zona lì, insomma, che siamo proprio al nord del Piemonte, ai confini con la Val d'Aosta, più fresco, insomma, anche un po' più fresco, magari, sì, meno aggressivo di
delle parti più basse dove viene fatto, come è un po' più scarico di colore, si spoglia diciamo più velocemente rispetto ai nebbiolo diciamo del sud. Un altro tipo, un'altra sfumatura di nebbiolo proprio. Un'altra sfumatura, lì peraltro è il... Ci fa capire la grandezza di questo tenero, picco tender. E questa, lo chiamano così. Picco tender o picco tender, che è una diciamo varietà. Sapete che invece lì nelle Langhe c'era Lampia o Lampia che sia, Michetta, Rosé, diciamo sono qui, parliamo di vitigno, quindi già di varietà di uve, e qui parliamo di sottovarietà, quindi siamo Clonio, proprio, come esatto, andiamo molto nello specifico. E per ricordare anche che appunto il nebbiolo lo si trova anche quindi in provincia di Torino, e poi lo si trova anche sotto la denominazione, diciamo le tre denominazioni del canavese sono appunto Carema, Erbaluce di Caluso e Canavese, e lo si trova anche come canavese nebbiolo, diciamo sì. Sul territorio, sì, sul territorio canavesano, ma quello di Carema poi diciamo parliamo di vigne che sono sui 700 metri che meritano già di essere viste già solo da un punto di vista architettonico. Quando si va in Valle d'Aosta si passa lì che si vedono questi l'occhio ti cade per forza, perché sembrano quasi disegnate. Assolutamente, sono un capolavoro di architettura diciamo fatta dall'uomo. Qui parlando di architettura pensavo all'amico Germano qui che è architetto e che negli anni passati anche in questi interventi qui Portici dei Vini ci ha deliziato parlando dell'architettura torinese, di queste promenade artistiche che ci raccontavi, ci ha raccontato anche lo sviluppo delle, per esempio delle fabbriche del cioccolato a Torino, ma anche della città, come è cresciuto i portici. Qui abbiamo un altro veramente capolavoro, oltretutto con questi muretti a secco, con questi pilastri, con questi pilun, queste topie come vengono chiamate in zona, che hanno un ruolo fondamentale perché la pietra immagazzina il calore che fa sì che durante la notte non ci sia diciamo tutta questa dispersione calorica, e quindi permetta la coltivazione, perché sennò il nebbiolo, che sappiamo tutti essere un vitigno tardivo, non arriverebbe a maturazione in queste zone diciamo di montagna, questo grande nebbiolo perché no grande nebbiolo, parliamo di è proprio una versione diversa, cioè diverso, è proprio la cosa bella, che proprio perché è proprio il territorio diverso, la struttura diciamo dei terreni, esposizione, tutto quello che è, tutti gli elementi per fare del buon vino, quindi essendo diverso cambiano proprio da zona a zona, proprio questa è la cosa bella di questo grande vitigno. Sì, che comunque in generale il nebbiolo è proprio un grande vitigno, che se ne dica. Io credo che insieme al Pinot Noir sia tra le uve nere, diciamo veramente, tra quelle veramente da ricordare. Allora, visto che immagino che voi due per fare il vostro mestiere vi dovete anche tenere allenati, quanti vini assaggiate? Anch'io devo camminare e correre, se no col nostro mestiere, a parte che voi siete in forma perfetta. Tanti. Lo dici? Assaggiamo, Ovviamente sì, bisogna mantenere proprio un allenamento, il palato, l'olfatto, bisogna sempre... Durante il lockdown ho patito un pochettino, qualche mese senza stappare bottiglie, ho fatto fuori le mie piccole scorte di casa. C'è un casino. Sono andato in crisi, avevo un'astinenza. No, io non ho un'enoteca sotto casa, grazie a Dio. Ah, tu hai l'enoteca sotto casa? Il bambino più felice del mondo. Hai scelto la casa in funzione dell'enoteca. Un bambino felice. Beh, ti dirò che invece io che di solito quando sono solo a casa non bevo durante il lockdown, visto che non c'era tanto da fare, ogni tanto qualche bottiglia la aprivo. Poi come ha detto bene lui, la condivisione, sai, aprire per assaggiare ok, però poi deve essere... È stato diverso anche comunque, bere a casa era più per disperazione in alcuni casi che... Perché dimenticare. Cioè per dimenticare, più che altro esiste il periodo. Adesso grazie, ridiamoci anche un po' su, stratizzando un po', ovviamente. Sì, cerchiamo di alleggerire. Alleggeriamo. E quindi, era diverso proprio il modo di bere, diciamo. È più bello bere con i clienti al ristorante. Assolutamente d'accordo che bere da soli è triste, è un momento di condivisione, di convivialità. Il vino dà allegria, dà gioia.
fa parlare, ma vedo che comunque a parlare ve la cavate bene. Sì. No, ma perché vedi, io sono abituato con i viticoltori, io quando parlo con i pasticceri così, che i viticoltori tante volte nelle loro cantine, nei loro campi, il pasticcere nel suo laboratorio, bravo. E a parlare zero. Voi siete già confrontati col cliente continuamente, quindi siete abituati ed è facile, no, no, perché... Anche per chi, come me, deve condurre queste cose, poi anche per te non, hai... non è facile, no, perché... No, no, quando hai qualcuno che non parla, dici adesso che cavolo gli chiedo e non sai bene cosa dire. Invece qui gli argomenti non mancano. Ma direi che oggi nella nostra funzione di comunicare il vino andate anche bene, perché ho scoperto che entrambi avete bisogno di un piccolo ripasso sui vini della Valsugna. Io bravissimo. Finché si parla di ripasso di vino, poi io dico sempre di sì al ripasso. Che il ripasso è anche una tecnica, adesso qui se la vogliamo io dicevo giocare, quella lì. Tu era quella che dici, che peraltro viene spesso usata nella... È spesso usata proprio col Fraser, anche in no, forse questo sì. Sì, si faceva, diciamo, si fa qualcuno col ripasso, noi pensiamo al Veneto soprattutto con sì, ripassi e sì, così sì, via. Allora ripasseremo insieme questi vini della Valsusa, ma è soprattutto il piacere con voi è di ritrovarci, di bere sicuramente delle etichette buone che sapete selezionare. Io che dire, ringrazio Nicola Mattinata, grazie a te per l'invito, ringrazio Sandro, Luca, la possibilità di rivedere Luca dopo tanto tempo, perché... Vedete, devo crearvele io queste situazioni. È vero, sì, è stato il 3 luglio. Mi sono scordato, ma lo farò di vabbè, ovviamente di ringraziare anche diciamo sia il Grand Hotel Citea che il Turin Palace, perché no, per noi è un avete piacere, dovuto adeguare anche i vostri orari per essere qui, ma li chiamerò, li dirò che vi siete comportati bene. Avremo comunque la testimonianza tramite il video che eravate qua, che non eravate in giro. Infatti vi togliamo la mascherina tenendo la distanza, ma almeno vedono che siamo noi. Che siete voi. Grazie Nicola, grazie, grazie Luca, grazie a tutti voi. E appuntamento per un altro incontro dove parleremo sempre di vino, ma questa volta parleremo anche di scelta di vini in enoteche. E tra pochi minuti saremo di nuovo collegati. Grazie. Bene, rieccoci. Questo terzo incontro, io sono sempre Alessandro Felis, terzo incontro sulla comunicazione, comunicazione del vino torinese, delle quattro zone torinesi in particolare. Abbiamo parlato con delle colleghe giornaliste, abbiamo parlato quindi dei comunicatori per eccellenza che sono i giornalisti, abbiamo parlato con due sommelier. I sommelier sono quelli che in un locale, in un ristorante incontrano i clienti, propongono i vini, propongono un territorio, propongono le nostre tradizioni, la nostra cultura. Altro luogo d'incontro tra il vino e, diciamo, le persone che vanno a acquistarlo, ovviamente, sono le enoteche. E parlando di enoteche, adesso andremo nello specifico a incontrare un enologo. Ma che bello, un enologo che io vedo in cantina, vedo come colui che fa il vino, che è titolare di un'enoteca a Torino, e questo già trovo che sia una cosa bellissima. Io mi lamento sempre oggi della mancanza di competenze delle persone, invece già il fatto che questa Maison du Vin sia, diciamo, di questo dottore enologo, di Fabio Pederiva, mi rassicura e mi tranquillizza. Ma già che parliamo di enoteche, prima di dare la parola a Fabio vorrei un attimo con Germano Tagliasacchi, che è il direttore della Fondazione Contrada Onlus, che è, diciamo, il factotum e nello stesso tempo il deus ex machina di questo evento, di questi portici di vini. Raccontaci un po' come sono coinvolte le enoteche. Sì, quest'anno la novità appunto di Portici di Vini è stata proprio quella di cercare, diciamo, all'interno della rete delle enoteche di Torino, che ricordo sono in tutto 120, quindi sono tante veramente nella città, chi volesse partecipare a questa edizione. E devo dire che è stata un'intuizione un po' in qualche modo sostenuta dal fatto che comunque quando abbiamo iniziato a pensarci l'emergenza era finita, ma non eravamo completamente fuori, e in fondo abbiamo avuto ragione. Cioè, cosa abbiamo pensato? Quest'anno l'edizione cerchiamo di diffonderla sul territorio proprio per evitare i cosiddetti assembramenti. Dunque
dove andiamo? Andiamo in quella rete che, come ha già detto e anticipato Alessandro, è proprio l'interfaccia, no? Tra il cittadino e il prodotto vitivinicolo. E dunque sono loro i depositari poi di questo rapporto nello spazio pubblico, perché sono degli esercizi come gli altri, no? Diffusi in tutta la città. Per questo abbiamo cominciato a telefonarli, a bombardarli di comunicazioni. Alla fine una ventina di loro hanno aderito e quindi Portici Divini da oggi ha iniziato e dureranno fino al 1° novembre una serie di degustazioni presso le enoteche di Torino che hanno aderito all'iniziativa, dove si svolgeranno delle appunto degustazioni totalmente gratuite, lo sottolineo, grazie appunto alla loro disponibilità e soprattutto a quella sempre squisita, straordinaria dei produttori che ormai da 4 anni ci seguono in modo, devo dire, molto concreto e molto sincero. Quindi in molte di queste degustazioni la quasi totalità saranno presenti appunto i produttori e racconteranno, diciamo, a coloro che si dovranno assolutamente registrare appunto per essere invitati a queste degustazioni. E ricordo che bisogna registrarsi nella posta di porticidivini@gmail, basta mandare il proprio nome, scegliere nel programma a quale degustazione si vuole partecipare e potranno direttamente portarsi presso queste enoteche, dove incontreranno appunto i produttori o, qualora il produttore non ci fosse, un degustatore ONAV che racconterà appunto ai fortunati che si sono prenotati il vino che andranno a degustare. E devo dire, sono presenti tutti e 4 i territori vitivinicoli, quindi avete senz'altro il programma appunto sia sul sito di Vendemmia Torino che sui social di Portici Divini. Controllatelo, verificatelo e appunto prenotatevi per andare a fare queste degustazioni in tutta sicurezza, perché ci abbiamo tenuto particolarmente a definire un protocollo, quindi ci sono dei posti numerati oltre i quali ovviamente non si può partecipare. Dunque veramente andate in tranquillità, gli enotecari ci hanno appunto assistito totalmente e quindi troverete collaborazione, troverete questi ambienti, devo dire, anche molto belli, posso dirlo dal punto di vista anche estetico. Ci sono delle enoteche veramente magnifiche a Torino, quindi vi suggerisco di partecipare numerosi. Grazie Alessandro, ti ripasso la parola e parliamo di questo nuovo tipo di comunicazione. Esattamente, grazie a te Germano, quindi assolutamente grazie per il tuo invito, hai sottolineato con tutto il rispetto rigoroso delle regole che dobbiamo seguire di questi tempi. Ecco, quindi l'invito ad andare nelle enoteche, ma qui abbiamo un'enoteca sì, che è venuta con noi, Fabio Pederiva, quindi enologo, titolare di questa La Maison du Vin di Via Canova, qui sì, a Torino. Allora, questo nome francese che ci riporta comunque, diciamo, un po' sempre, io essendo italo-francese apprezzo e c'è sempre... Una volta si parlava di guerra dei vini tra Francia e Italia, ma io dico, anche qui sempre facciamo un sistema ed è bello mettere insieme le nostre due grandi tradizioni e praticamente non ce n'è per il resto del mondo. Se prendiamo Francia e Italia messe insieme, direi gli altri spariscono e ci siamo solo più noi. E gli altri se li dimentichiamo. Allora, Fabio, come sì, possiamo comunicare il vino in un'enoteca? Beh, per noi è un discorso un po' più complicato rispetto al sommelier che lo fa vivere subito, lo fa degustare. Cioè noi dobbiamo vendere un'immagine, un'emozione comunque su un prodotto chiuso, quindi questo dobbiamo far sì che lui alzare un po' quello che è l'emozione o l'attenzione del consumatore, perché poi sappiamo che il vino è un fenomeno sensoriale, più la nostra emozione è elevata, più abbiamo conoscenza, più abbiamo padronanza del prodotto, più sicuramente avrà un effetto positivo e piacerà di più. Quindi con questo quello che possiamo sfruttare adesso dal canale multimodiale è poter avere le immagini, la storia, la cultura, le emozioni che un produttore ci mette nella,
nel fare il proprio vino, quindi partendo dalla scelta del vitigno, del territorio, perché comunque la scelta del terreno, l'esposizione, sono tutti fenomeni che molte volte si trascurano, ma la fatica prima di arrivare a un termine, a avere un prodotto giusto è notevole. Cioè, anni fa si andava avanti per tentativi, adesso probabilmente la storia, la tradizione ci aiuta a capire quale un vitigno va meglio su un territorio, va meglio su una certa esposizione e quale sarà il prodotto. E queste sono cose che per me il consumatore deve iniziare a apprezzare l'origine del prodotto, quindi attraverso quello che noi cerchiamo di fare, attraverso un canale multimediale, quindi attraverso le informazioni che il produttore stesso ci deve fornire, no? Quindi noi attraverso queste immagini che possiamo trasmettere al nostro punto vendita, attraverso un tablet, attraverso un computer, attraverso, o anche diciamo a mettere quello che è un QR code in vetrina, dove praticamente anche senza entrare il consumatore può avere anche una, visto che andiamo incontro a periodi di limitazione, no? Per cui ci sarà anche il problema di avere meno utenti all'interno del locale, quindi avere meno possibilità di poter, certo, dialogare, concorrere, di spiegare queste cose, c'è già anche un'informazione esterna. Questo tipo di canale multimediale, ecco, ci aiuta a far capire all'utente quali sono le scelte che un produttore ha fatto, ma non solo nella scelta del vitigno, nella scelta del vigneto, ma anche nella scelta della vinificazione. Ormai, come parlavamo giustamente, parlavate prima con le due giornaliste, le cantine sono cambiate in maniera esponenziale. Diciamo che lo spartiacque è stato l'86, quando c'è stato quel piccolo problema, quel problema notevole che non menzioniamo, ma diciamo, che i giovani non sanno, quindi è meglio non ricordarglo. No? Dirò che io l'ho citato tante volte questo problema negli ultimi mesi, perché quando anche alcuni tuoi colleghi, ma in particolare i ristoratori, mi dicevano chissà questa crisi ci stroncherà tutti, no? Dico, abbiamo questo esempio del mondo del vino che ci ha dimostrato che invece da una crisi poi si può rinascere, ed è stato un bene per la nostra viticoltura. Certo, anche guarda, se sembra un po' una bestemmia dire una cosa del genere, ma ha rilanciato e si sono scartati. Prima la collega che era qui diceva appunto oggi si trova soprattutto qualità, è stato proprio un risorgere della nostra viticoltura. Ma due sono stati i traumi che hanno migliorato la nostra enologia. Il primo è stato l'avvento della fillossera. Per cui ci ha spinto anche a cercare dei cloni nuovi, degli ibridi nuovi. Cioè, in realtà quelli che i vitigni che noi pensiamo che siano autoctoni non sono altro che a volte un frutto di incroci che si sono formati nei nostri vigneti, quindi dall'assemblato di più vigneti, di più vitigni all'interno di un vigneto. E questa è stata la prima cosa che ha fatto alzare l'attenzione sull'origine, quindi su come rapportarsi con la vite, perché poi la vite è un elemento vivo, per cui bisogna, il migliore interprete è chi interpreta le esigenze del proprio vitigno che coltiva, no? E la seconda è stata l'86, dove il consumatore è diventato molto più attento, quindi la tecnologia è entrata nelle nostre cantine, ma non tecnologia per fare qualcosa di diverso, ma per fare rispettare ciò che la natura ci fornisce. Quindi più la tecnologia è avanzata, più noi riusciamo a ottenere ciò che la vite ci dà, a preservare, formarla e trasportarla. Ecco, per questo dico, quando io parlo di queste cose, diciamo un aspetto multimediale mi aiuta a spiegare al consumatore, certo, delle cose che altrimenti sono anche un po' complicate da definire e creare un'immagine da un punto di vista solo verbale. Certo. Questo era. Sì, utilizzare degli strumenti. Che utilizzare degli strumenti. Esatto. Non avevamo prima. Non avevamo, esatto, prima, perché questo è il terzo passaggio. No? Quindi è bello perché in pratica voi come Enoteca siete proprio un trait d'union, visto, sì, che siete la maison du vin, devo, sì, dire trait d'union, non posso dire un collegamento tra il produttore e l'acquirente. Perché tra il produttore e l'acquirente. Date tutta una serie di informazioni, facendovi voi ambasciatori proprio di questo prodotto, della cantina, certo, e dei suoi prodotti. Dei suoi prodotti e del territorio. Infatti io penso di essere, appena ho visto le mail che mi è arrivata di Portici di Vini, credo che nell'arco di qualche ora ho risposto, perché io stesso ero ignorante dei vini del territorio. Quindi io ho sempre girato l'Italia per lavoro, no? Nonostante avessi la base, però... Certo. Però, dire la verità, conosco meglio altri vini, beh, io...
Grazie. Essendo di Valdobbiadene conosco meglio altri vini, no? Nato a Valdobbiadene e fatto la scuola enologica a Conegliano, però non conoscevo molto meno l'aspetto torinese. Grazie a loro questo diciamo che è servito e penso sia la mia prima passione. Siete questa. Dei buoni comunicatori. Guarda, tutti siamo... Partiamo, insomma, e quindi adesso credo che adesso mi dedicherò allo sviluppo anche nell'interno del mio locale di queste realtà che effettivamente sono trascurate. Andremo a trovare anche lui, prima i due sommelier che hanno detto che gli facevo un po' di ripasso sulla Valsusa e andremo a raccontare un po' più queste quattro zone che veramente hanno delle chicche enologiche, hanno delle storie. Ma io sono un fan del Carema. Sei un fan del Carema, c'è niente da fare. E io spingo molto, vabbè, io amici spingo sulle quattro zone, ma Valsusa e Pinerolese perché sono le zone forse meno scontate, perché mentre già parliamo di Erbaluce, parliamo di Fresa, sappiamo diciamo di queste zone, questa viticoltura importante, ma se andiamo veramente a vedere certe come dire, realtà in Val di Susa dove le vigne arrivano a 1000-1100 metri, siamo veramente ai limiti della coltivazione della vite, siamo le altitudini più importanti insieme ad alcune diciamo aziende del Vallese o della Valle d'Aosta, dove tutto viene fatto rigorosamente a mano su dei terrazzamenti dove lavorare significa 10 volte più fatica che in un territorio normale. E allora se non si vedono questi terrazzamenti, se non si vede quando lavorano, uno non può capire quei vini. E allora poi dopo, quando li assaggia e che si ricorda di come lavorano, di come lavoravano i loro nonni, di come lavoravano i loro antenati, dice loro lavorano tuttora così, allora dici io capisco cosa c'è dietro a questa etichetta. In quel momento lì lo si può anche vendere, perché se no effettivamente dico ma perché devo prendere questo vino dalla Valsusa? Un attimo che ti racconto cosa succede dietro Valsusa, Pinerolese, ma anche Carema. Ma anche altre chicche diciamo del Canavese o della collina torinese con vitigni autoctoni o comunque così sia. Così. Allora, quindi questa Maison du Vin ci dà tutta questa serie di informazioni, perché non è una cosa così scontata nelle enoteche di sapere tutte queste informazioni sul vino, queste cosa dici? Ma vedrai che sarà il futuro, un modello, sì. Quindi sarà un modello, una startup come che si dice adesso. Vedo tanti giovani che stanno evolvendosi in maniera veloce, quindi diciamo adesso io porto avanti questo aspetto multimediale, questo discorso di comunicazione, ma fra 4-5 anni, i ventenni di adesso ci bruciano sì, anche per scherzo, capacità memoria, curiosità, quindi volevo dire solo questo, abbiamo parlato fuori onda, no? Di questo ragionamento anche di una comunicazione che deve fare rete, secondo me questo è molto importante. Ecco. Io lo ribadisco sempre, ma non solo in questo settore vitivinicolo, in tutti i settori. Io ricordo sempre una mia esperienza professionale che risale al 2000, quando appunto mi occupai del famoso circuito delle residenze reali del Piemonte, che studiato, progettato e promosso, che è cosa che non è ancora avvenuta oggi, ahimè, è un circuito di un valore internazionale incredibile. No? Questo per dire che se mancano i collegamenti, cioè se un progetto non trova diciamo le reti di connessione, e in quel caso lì bisognava trovarle perché le residenze sono sparse in tutto il Piemonte, il che lo rende un circuito migliore dei Castelli della Loira, ma bisogna mettere insieme 100 comuni. Ok? E qui facendo, diciamo, passando da un campo a un altro, cioè quello vitivinicolo, la valorizzazione di un comparto territoriale, sono i quattro territori che vanno assolutamente promossi. Quindi la comunicazione, secondo me, da oggi al prossimo futuro dovrebbe essere impostata in questo modo. Siete d'accordo? Noi dobbiamo vendere il territorio nella sua complessità. Assolutamente. Infatti io sono d'accordo, perché quello che mi ha interessato la tua comunicazione, quando l'ho visto, è il fatto che erano messi assieme tutti e quattro i territori. Così che bisogna ragionare. Ma soprattutto bisogna ragionare anche in forma di una, adesso vado oltre, in una piattaforma distributiva comune.
Cioè, se io voglio, cioè, noi adesso abbiamo lavorato su Torino, quindi è bello, Torino è facile arrivarci, puoi mandare un cartone, due cartoni, cioè, quello che serve. Però la comunicazione per andare fuori anche solo a forma di servizio, perché è una piattaforma di servizio, è anche una piattaforma di comunicazione di un territorio. E la maggior valenza, il fatto che qualcuno conosce Torino per altre, per l'industria, presentarsi come Torino insieme per l'agricoltura, perché mi aveva impressionato le carte vini che mi ha fatto vedere dalla collina, dove una volta Torino era tutta un vigneto. Sì, sì, è vero. Un vigneto. Io mi ricordo un anziano torinese che diceva, diceva che lui era già, credo che suo padre era dei fine 800, quando andavano in collina dicevano che andavano in vigna. Quindi, si andava in vigna. Quindi la tradizione la c'era. La collina torinese aveva 130 ettari. Di vigne, di vigne urbane. E le ville erano chiamate vigne, no, Villa della Regina era vigna della Regina proprio. E peraltro, ecco, hai detto adesso di queste quattro zone, qui dobbiamo sempre ringraziare la Camera di Commercio anche col suo progetto Torino Doc. Dopo, nell'ultimo incontro di oggi, ne parleremo in modo più approfondito. Oggi vedremo due zone che sono il Canavese e il Pinerolese. Domani, sempre poi alle 18, parleremo di, quindi di Valle di Susa e di Canavese e di Collina Torinese, chiedo scusa. E vedremo proprio che racconteremo anche queste storie, addirittura le vigne della collina erano chiamate le vigne ultra padum, le vigne al di là del Po, e sono storie carinissime, quindi quattro zone aggregate in Torino Doc, belle queste figure che abbiamo incontrato oggi, sommelier, giornalisti, un enologo riconvertito diciamo all'enoteca con Fabio Federiva. E Germano che ripete bene, che mette bene questo accento sul fare sistema, fare gruppo. Quindi abbiamo l'architetto che creerà diciamo questa malta, speriamo, e questa malta che fermerà proprio da addensante per fare sistema per la promozione dei vini del torinese e del nostro territorio. Quindi appuntamento con l'ultimo incontro dove parleremo in modo più approfondito di due di queste quattro zone. Grazie. Bene, eccoci arrivati all'ultimo dei quattro appuntamenti di questa prima giornata dei Portici Divini. Il tema era la comunicazione, questa volta sarò l'unico comunicatore. Cercherò di raccontarvi qualcosa su due delle quattro zone, quindi del torinese. Abbiamo citato più volte oggi queste quattro zone, Canavese, Pinerolese, Collina Torinese e Valsusa. E oggi vi racconterò alcune particolarità proprio di Canavese e Pinerolese. Diciamo subito che queste quattro zone, i produttori di queste quattro zone possono essere letti, le quattro zone possono essere lette attraverso i produttori, attraverso i vini che troviamo sulla guida Torino Doc. Torino Doc è un progetto della Camera di Commercio di Torino, nato un po' di anni fa, che riporta proprio le eccellenze di questo territorio. Ogni due anni vi è una selezione enologica dove hanno partecipato sempre più aziende e una selezione dove vi sarà un concorso dove verranno assegnati dei punteggi. Sulla guida verranno riportate solo le aziende che avranno superato gli 80 i cui vini avranno superato gli 80 centesimi. Pensiamo che nell'ultima edizione ci sono ben 146 vini e 45 aziende. I punteggi diciamo vanno dall'80 in su, quindi da 80 a 84 punti buono, 85-89 ottimo e dall'89 in su l'eccellenza. Quindi diciamo un gran bel risultato per i nostri vini torinesi. Ecco, abbiamo detto che questa sera parlavamo un po' di più di Canavese e Pinerolese. Allora, Canavese è questa zona di passaggio tra il torinese
e la Valle d'Aosta, oserei dire che è un corridoio che ha sempre messo in comunicazione il Piemonte con il resto d'Europa. Proprio per come corridoio di comunicazione è sempre stata una zona contesa, diciamo una zona anche di passaggio da diverse tribù, solcata anche da guerre, da invasioni. Una zona che per oggi, per chi ama il vino, significa tre denominazioni. Erbaluce di Caluso, che nel 67 è la prima denominazione ad essere riconosciuta un vino bianco in Piemonte e che dal 2010 si può fregiare della DOCG, denominazione di origine controllata e garantita. Sempre nel 67 la denominazione viene a riconoscere l'impegno dei produttori di Carema, quindi Carema DOC, e dal 96 c'è anche la denominazione di origine controllata canavese che comprende varie tipologie. Sull'erbaluce di Caluso ricordiamo che tre sono le tipologie di questo stupendo vino bianco: il vino bianco fermo, erbaluce di Caluso o Caluso di OCG, lo spumante, erbaluce di Caluso o Caluso spumante di OCG. Da quando c'è la DOCG, la metodologia di spumantizzazione è solo quella tradizionale, il metodo classico, il metodo tradizionale, e poi quella che è la chicca del territorio, che è il passito. Io amo ricordare che chiunque nel canavese ha qualche filare di vite e chiunque ha questi filari fa del passito. Passito che viene tenuto, viene serbato per le grandi occasioni, che viene aperto per i matrimoni, per i fidanzamenti, per le lauree, per ovviamente i battesimi, per la nascita quindi di figli, di nipoti, e quindi questo passito è proprio un segno del territorio canavesano. L'erbaluce, quest'uva autoctona che veniva già descritta da Giovanni Battista Croce nel 1606 nella sua pubblicazione delle eccellenze e della diversità dei vini che dalla montagna di Torino si fanno e del modo di farli, parlava di Albalus, perché una leggenda vuole che quest'uva, questo vitigno, nasca da una ninfa Albaluce, figlia del sole e dell'alba, e per tanti anni quest'uva si è chiamata Albaluce o Albalus, per poi diventare Erbaluce. Carema è un nebbiolo di montagna, siamo diciamo proprio ai confini tra il Piemonte e la Valle d'Aosta. Il vino prende il nome dall'omonimo comune ed è un nebbiolo 100%, nebbiolo di montagna, con i profumi proprio di quest'uva che è considerata non a caso la regina delle uve nere piemontese. E la terza denominazione, abbiamo già detto, è quella canavese, che comprende diverse tipologie: canavese rosso, canavese nebbiolo e così via. Tre denominazioni quindi per un territorio vocato, oserei dire, da sempre, perlomeno dal tempo dei Romani, alla viticoltura, e che è caratterizzato veramente da una serie di paesaggi che vanno dal Gran Paradiso alla pianura, con dei microclimi come quelli che si possono ritrovare diciamo intorno ai laghi, diciamo il lago di Viverone, il lago di Candia e altri piccoli laghi che costellano il territorio canavesano, con la serra, questa collina morenica che fa da divisione la provincia di Torino e quella di Biella. Ecco, oltre ai comuni del torinese ci sono anche alcuni comuni del vercellese e del bielese che rientrano in questa denominazione canavese. Il pinerolese invece, il pinerolese è questa zona ad ovest della provincia di Torino, dove la viticoltura anche qui arriva con i Romani, come praticamente dappertutto in Italia, e che ha avuto uno sviluppo incredibile intorno al 1200 con i Savoia-Acaia, con questi personaggi
che davano molta importanza all'agricoltura, alla viticoltura in particolare, e abbiamo delle testimonianze scritte veramente sulle lavorazioni della vite, molto dettagliate. Pensiamo che la viticoltura pinerolese era una viticoltura ricchissima. Nel 1881 c'è questa grande esposizione ampelografica, un po' l'antesignana dei nostri saloni del vino, saloni del gusto, diciamo, dove Vinitaly, tutte queste grandi manifestazioni. Nel 1881 vi è questa manifestazione a Pinerolo e si parlano di 600 vitigni, 600 varietà di uva, di cui 333, ripeto, 333 autoctoni. Vuol dire che in quella sola zona c'erano 333 uve locali. Oggi come oggi ne sono sopravvissute poche, la filossera, l'industrializzazione hanno fatto sì che si siano ridotti veramente a un pugno. Però è interessante ricordare la Vanà, la Varengo, il Baratucciat, diciamo queste uve autoctone che qualcuno ha continuato per fortuna a coltivare e che oggi come oggi sono alla base di alcune chicche enologiche del Pinerolese. Non ho citato prima il Doudary perché ne volevo parlare adesso. Quindi la denominazione della zona è Pinerolese, la denominazione Pinerolese è del 1996, diciamo che è suddivisa in diverse tipologie di vini. Ho citato il Doudary, ecco, Pinerolese Doudary e Pinerolese Ramier sono forse le due più particolari. Doudary proprio perché prende il nome dall'uva, prende il nome da Enrico IV di Francia, che probabilmente in un pranzo avvenuto insieme al Carlo Emanuele I, duca di Savoia, e durante questo pranzo dato in suo onore a Pinerolo, comunque in quella zona, assaggia questo vino, questo che oggi si chiama Doudary, che gli piace molto. E una volta i vini venivano vinificati, portava la fermentazione fino in fondo e quindi rimaneva una nota dolce, ed ecco che proprio in onore al sovrano questo vino sarà chiamato Dolce di Enrico Doudary, che è il nome dell'uva e del vino, questo rosato naturale proprio che caratterizza il Pinerolese. E l'altra chicca, vi dicevo, è il Ramier. Ramier vuol dire i rami, sono i rami che vuole la tradizione, vuole la storia, erano stati accatastati su un terreno dopo aver disboscato per trasformarlo a vigneto. Questi rami soggiornano per parecchio tempo su questo campo e questo terreno verrà chiamato proprio al posto delle ramie, il posto dei rami dove c'erano questi rami accatastati. E darà poi questo nome al vino che verrà prodotto dai vigneti di questa zona. Vigneti che sono un assemblaggio di diversi vitigni. In questo vino ritroveremo appunto la Vanà, troveremo la Varengo, troveremo altre uve locali, anche come lo Chatus, questo Nebbiolo di Dronero. Un vino che viene da vigneti per lo più in zone che noi diciamo di viticoltura eroica, di terrazzamenti, la zona di Pomaretto dove veramente lavorare è difficile, dove richiede un grande impegno, una grande tenacia, una grande passione, una grande volontà dai nostri viticoltori. Ecco, fatto molto velocemente una panoramica su queste due zone. L'appuntamento è per domani, dove scopriremo anche la collina torinese e la Valsusa. Grazie e buona serata.